Nel mio lavoro, rispetto ai contesti che indago, io sono, mi identifico con questa figura, l'intrusa, cioè quello che porta le domande. Il rapporto con il contesto, con il luogo in cui il lavoro prende forma è fondamentale. Che si tratti di performance, che si tratti di installazione, vengono proprio realizzate e misurate al millimetro sullo spazio, sia nel senso proprio dell'architettura dello spazio, sia nel senso del contesto, quindi il contesto sociale, il tipo di pubblico che io mi aspetto di incontrare. Secondo me è un lavoro d'arte che riesce, deve avere diversi livelli di lettura, no? Uno che attiene allo stomaco e che prescinde da qualsiasi apparato culturale tu possa o non condividere con me. E poi gli altri livelli dipendono da quello che, dalle letture comuni che abbiamo, dalle esperienze, e quelli non li posso, guai a controllarli tutti. E poi io spero sempre che ci siano anche delle cose di cui magari non sono totalmente consapevole, che qualcun altro magari può mostrarmi del mio lavoro. L'elemento performativo è centrale, di volta in volta prende forme diverse, o sono performance pure, talvolta che vedono anche coinvolta me direttamente, o qui collaboro con altre persone, proprio nell'ultima produzione ho coinvolto per esempio 7 direttori d'orchestra. Oppure sono installazioni in cui l'elemento sonoro, l'audio registrato, riveste un ruolo centrale. Spesso l'audio è costituito da narrazioni, mi interessa lo storytelling, la trasmissione di questo racconto. Non so se perché quando ero piccola ero appassionata dei cantastorie, però se da là che mi deriva questa cosa, comunque mi interessa lavorare in assenza, cioè evocare le immagini. Penso che l'elemento sonoro, cioè l'audio, abbia una possibilità di generare immagini. Io lo vedo come può costruire uno spazio. Il lavoro sentito l'orchestra del studio primo. Ci sono 7 direttori d'orchestra disposti in formazione circolare. Ognuno di loro ha davanti la partitura di un brano di Maurice Ravel per 7 strumenti. È un brano del 1905 che si chiama Adagio et Allegro. Quindi in questa formazione circolare iniziano tutti insieme, poi il brano dura all'incirca 11 minuti, ma a seconda di come ognuno dirige, interpreta il tempo, oltre che la gestualità cambia. E quindi piano piano si crea uno scollamento in questa orchestra fatta di 6 direttori d'orchestra, perché si sgrana sempre di più. Chi infatti per esempio per alcuni finisce a 11 minuti, alcuni a 13, alcuni 10, 30. E poi la cosa interessante è che io gli avevo chiesto di ripetere l'esecuzione per alcune ore in loop, quindi ognuno a seconda di quando finiva ricominciava. Mi interessava questa idea di chiedere a una figura che in genere è quella che dirige, che sta da solo lì di spalle al pubblico, di invece appunto stare in una formazione circolare in cui proprio perché si sta in cerchio nessuno ha una posizione preminente. Nella mia formazione, che non è accademica perché io non ho studiato all'accademia ma sono laureata in giurisprudenza, poi ho frequentato un master su paesaggio e architettura e poi fondamentalmente ho frequentato artisti, iniziando con Stalker, passando da Pietro Iusti, un elemento però che sicuramente è presente, che ha nutrito il mio percorso individuale, quello della letteratura. Penso che la mia capacità di scrivere derivi più da quello che da altro, oltre ad un approccio molto analitico, che credo invece derivi dal mio studio, dai miei studi giuridici. I lavori nascono sicuramente dall'esperienza, cioè c'è sempre un'esperienza in cui decido di mettermi. Posso citare questo lavoro che si intitola La Pendolare, che è un lavoro che ho fatto nel 2010 qui a Roma. Ho deciso di stare per una settimana, 8 ore al giorno, su un trenino che collega Termini con un quartiere periferico di Roma che è Torpignattara. L'invito era a lavorare su quel quartiere. Ho deciso di stare lì per una settimana perché mi sembrava interessante vivere la distanza che separa questo quartiere da Termini, che poi sono solo 15 minuti, però nell'immaginario di Roma, dei romani, è proprio un posto lontanissimo. E quindi stando lì con una macchina da scrivere, una Olivetti Lettera 22, sono stata appunto queste 8 ore al giorno con l'idea di testimoniare attraverso la scrittura il tempo che passavo su questo treno. Mi interessava produrre il lavoro durante la performance. Ho iniziato scrivendo e quasi catalogando in modo ossessivo quello che vedevo intorno a me. Però in queste catalogazioni poi entravano pezzi di conversazioni anche in lingue che non conoscevo, o
E un mio vicino stava leggendo un libro, quel frammento che riuscivo a leggere entrava nella scrittura e mi interessava questa dimensione del viaggio, di una dimensione minore, di un viaggio assolutamente antiepico. E questa dimensione del viaggio in realtà torna nel mio lavoro qualche anno dopo, con un lavoro che si intitola appunto Un viaggio, proprio così seccamente, e che è partito, a proposito di come partono i miei, da dove traggono origine i miei lavori, dall'incontro con una giovane donna georgiana che era temporaneamente immigrata a Bari e che nel 2008 mi ha invitato a fare con lei il viaggio di ritorno verso casa da Bari a Rustavi, in automobile, prendendo la nave, attraversando Grecia, Turchia. Gli ho chiesto di lavorare sul tempo trascorso in attesa del viaggio, perché il viaggio avrebbe dovuto avere luogo un anno dopo. E dico avrebbe dovuto avere luogo perché poi in realtà non c'è mai stato, perché c'è stata la guerra in Georgia e Tamara, anzi, è dovuta tornare a casa in aereo. Poi siamo rimaste in contatto, però l'idea di questo viaggio è rimasta nella mia testa sempre più forte, finché non ho deciso di raccontarlo come se fosse accaduto realmente nel 2011. È un'installazione che consta di due ambienti. Nel primo trovi una fila di cuffie, indossi e inizi ad ascoltare questa narrazione. La narrazione è una finzione che però si compone delle memorie che ho collezionato di greci, turchi, georgiani, persone non sconosciute che ho contattato attraverso Skype e a cui ho chiesto di prestarmi i loro ricordi, di aiutarmi a costruire la memoria di questo viaggio immaginario. E questa storia si esperisce in una stanza che è trasformata tutta in una mappa attraverso un'azione di scrittura. Per 14 giorni sono stata lì a scrivere le latitudini e le longitudini che identificano i 4.400 km che separano Bari da Rustavi, e sono disposte sulle pareti a seconda dei punti cardinali. In questa installazione, in cui l'elemento, appunto, l'audio riveste un ruolo importante, in genere una cosa che mi interessa è che l'ascolto viene condiviso. Per cui anche se ognuno ha la sua cuffia è un'esperienza che viene fatta in gruppo. Viceversa, nelle performance talvolta il mio rapporto col pubblico è anche molto diretto. Per esempio c'è un lavoro che si intitola La funzione. In questo lavoro io sono un elemento del pubblico, cammino tra il pubblico e sono non particolarmente riconoscibile. A un certo punto inizio a guardare un qualcuno, scelgo delle persone, una alla volta. E inizio a guardarti a lungo negli occhi, in modo serio. Piano piano mi avvicino e poi ti do un bigliettino da visita, su cui da una parte c'è scritto Fernand Meisonnier, Bureau, 1941-1965, Algeri, Francia. E poi ti dico questa frase nell'orecchio, non nell'orecchio, però molto vicino, così mi avvicino così tanto da darti un po' fastidio, ti dico: il segreto è tenere ben ferma la testa, in modo che il colpo cada preciso, la morte arrivi in un attimo e il condannato non soffra. E me ne vado. Questo signore, Fernand Meisonnier, è stato uno degli ultimi boia viventi e nel 2008 ha deciso di pubblicare un libro di memorie che ha suscitato molto scalpore, perché lui era il boia del governo francese d'Algeria durante il periodo in cui l'Algeria si stava emancipando dal colonialismo. Quello che lui sostiene e che appare sia da questa frase che dal libro in generale è che appunto lui svolge una funzione e che non è responsabile di quello che fa, perché in realtà lui lavora per lo Stato e agisce di conseguenza, anzi si prende persino cura del condannato e cerca di farlo soffrire il meno possibile. Allora mi interessava far circolare questa, mi è interessato far circolare questa storia attraverso un gesto così essenziale, che però appunto lasciandoti la traccia di questo, attraverso questo bigliettino di questo nome, poi puoi ricostruire tutto, anche se in quel momento io ti dico questa frase e poi mi allontano.